Ha detto che era un'altra direttrice. Ma poi te l'era accontorata. Mette di su poi. Bravo. L'ha tirato giù, mette di su. Ma questo è internosse. Sì, sì. Invece una volta, perché tutti sembrano su una sera o su una sera, ma lì non potevano vedere. No, no, no. Allora, c'è una volta, non so che successe, una partita da Roma, lui stava a fare servizio con Tassì, con due turisti da dietro, no? A un certo punto si ritrovano verso il centro storico e uno dal tram gli ha fatto Adassinara, fiala, Madonna, però. Ma forse perché lui aveva fatto un sorpasso, non perché era laziale, però questi tutti quei bandiere da Roma. Avesse ma fatta, il tassinero scala la marcia, c'era la 128 gialla, lupo 71. Con la 128 gialla fa un sorpasso, stringe l'autobus. No. Il tranviere si è messo paura. Ha preso un cash a vita e scende da dire ah stronzi, scendono tutti, oh, sono scappati tutti, perché poi hanno riconosciuto che era il tassinare, capito? Ma i turisti sono rimasti in macchina molto pittoresco. Mannaggia la miseria, non c'è segreti, non c'è segreti. Però no, c'è da crederci, perché noi abbiamo vissuto queste scene. Cioè, che ti ho detto? Chi erano? Americani che erano? No, americani erano i turisti in macchina. Che erano americani, non sono sì, giapponesi. No, 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 erano americani, credo. E chi che... avranno detto? Ma che sei folklore romano, folklore romano. Io avevo pensato che stavano facendo uno spettacolo con lui. Sì, perché tu lo sai che se andavi a Mio Patacca, c'erano quelli vestiti antichi sì, romani, sì, no? Certo, certo. Sono stati i primi, sono stati. E se ne andavano là ci dicevo qualcosa. Ah, eh sì, sì, sì. Benvenuti! Vabbè, ci sarebbe, c'è. Grazie Fabio, ce lo ricordo sempre. Ciao, ciao, ciao.